anti-Covid in arrivo e i tabaccai mettono le mani avanti, controllare il Green Pass sarebbe un problema. Iniziata la somministrazione della pillola anti-Covid anche all'URSS 8, ieri i primi 6 pazienti. Torna l'incubo 'Ndrangheta, altri 4 arresti in Veneto per estorsione e usura, 2 nel Vicentino. Caccia al lago di Fiumone, il sindaco di Arcognano, ridurre l'area protetta è un errore madornale. Giacomo Possamai torna negativo, il grande elettore vicentino potrà partecipare al voto per il capo dello Stato. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Vicenza. Come vi abbiamo raccontato nei titoli di apertura, tabaccai vicentini sul piede di guerra, attesa la decisione del governo sulla possibilità di inserire anche loro i tabaccai nella lista degli esercizi dove sarà obbligatorio esibire il Green Pass. Il Green Pass in tabaccheria, sì, diciamo che è importante intanto avere il Green Pass in generale, però tabaccheria è un ambiente dove il cliente sa già quello che vuole, è una toccata e fuga. Essendo da sola anche in negozio farei fatica a richiedere il Green Pass per un secondo che viene dentro a chiedere o la marca da bollo o la sigaretta. Sicuramente è una scomodità in più per chi lavora. Però se deve servire a tenere più controllata la situazione, si fa quel che si deve fare. Tabaccai vicentini sul piede di guerra sottolineano il problema relativo ai controlli sul Green Pass qualora il DPCM in arrivo inserisse anche i tabacchi nella lista delle attività commerciali in cui dal 1 febbraio sarà richiesta la certificazione verde. Qui è un passaggio veloce, la gente entra, compra ed esce, non è che si ferma dentro a chiacchierare come può essere al bar, quindi è una cosa piuttosto veloce. Centinaia di clienti che entrano ogni giorno nelle rivendite per una manciata di secondi, i tabaccai che per motivi di sicurezza non possono uscire dal retro del bancone e molto spesso lavorano da soli, rivendicano anche l'essere servizi essenziali rimasti aperti anche nel pieno del lockdown. Siamo considerati tuttora servizi essenziali appunto perché lavoriamo con il comune o comunque con lo Stato e sì, è importante. Nuova stretta che sarà definita a breve, per cui molti vicentini si esprimono favorevolmente. I tabaccai sono luoghi chiusi come tutti gli altri negozi, quindi secondo me bisognerebbe avere lo stesso atteggiamento, le stesse norme. Io non farei tante distinzioni perché diventa difficile anche ricordarsi tutte le differenziazioni, insomma. Quindi per me, insomma, se occorre il Green Pass entro dappertutto. E intanto dal 20 gennaio, come stabilito dall'ultimo decreto in vigore, saranno barbieri, parrucchieri ed estetisti a dover chiedere il Green Pass ai loro clienti. Un bel problema il Green Pass perché ci blocca un po' il lavoro, perché dobbiamo fermarci, controllare e va bene, utile ovviamente per non impestarci di questa malattia. E va bene sì, però complica poi il lavoro. Ma secondo lei i clienti che non ce l'hanno non verranno più? Cosa vi hanno detto? Probabilmente quelli di Vax purtroppo non verranno, dunque è una perdita di lavoro. Oltre al vaccino, un altro alleato alla lotta contro il Covid, è arrivata una nuova pillola al momento destinata ai pazienti più fragili. È iniziata anche a Vicenza la cura contro il Covid con una pillola antivirale. Ai primi 6 pazienti da lunedì e non da venerdì, come è stato diffuso da alcuni media, sono state somministrate le prime dosi, 4 compresse ogni 12 ore per 5 giorni. Una cura costosa, 700-800 euro ciascuna, dedicate ai pazienti intrasportabili. Al San Bortolo è a disposizione un quantitativo per 86 cicli di trattamento. Questo farmaco perusolare è arrivato in quantità molto, molto scarsa, ma ricordo a tutti che ha dei criteri importanti di somministrazione ai pazienti oncologici, ai pazienti obesi, ai pazienti con malattie cardiovascolari, quindi non può essere dato a tutti. La conferma dunque dell'arrivo anche all'Usberica della pillola anti-Covid che blocca il virus ai primi stadi della malattia. Sono state 1440 le prime confezioni di Molnupiravir della Merck ad essere state destinate al Veneto.
In alcune province come Treviso e Verona è già iniziata anche la somministrazione. Dopo il via libera decretato dall'AIFA, le indicazioni terapeutiche come modalità di utilizzo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale all'inizio dell'anno. Non è un medicinale da banco e dunque non si può comprare in farmacia. Come i monoclonali è gestito dagli ospedali in collaborazione con i medici di base. Si tratta della prima terapia domiciliare contro il Covid-19 che prevede la somministrazione della pillola per 5 giorni durante l'inizio del contagio. Ha un'efficacia abbastanza ridotta, perché ha un'efficacia ridotta nel 30% dei casi di ospedalizzazione. E quindi in questa prima fase verrà data solamente ai medici delle unità delle USCA, cosiddette le unità speciali di continuità assistenziale, ma ripeto, solo con criteri molto stringenti di somministrazione, solo ai pazienti che hanno quei fattori di rischio. E continua l'incubo 'Ndrangheta, 4 arresti in Veneto per estorsione e usura e 2 nel Vicentino. E noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, coloro che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo, i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso, che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione 'ndranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo Bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato, e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da 7 persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. Finanziamenti vengono ottenuti, però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire con quello che ne segue. Negli arrestati sono Antonio Genesio Mangone, calabrese residente in Emilia-Romagna, ex braccio destro dei pluricondannati Michele e Sergio Bolognino, già in carcere a scontare 16 anni e 6 mesi per una lunga serie di estorsioni con metodo mafioso tra Padova, Vicenza e Venezia. Giulio Cuman, 69enne di Schiavon in provincia di Vicenza, e il figlio Bernardino, rinchiusi nei carceri di Tolmezzo e Voghera, e Shaila Illir, un imprenditore di origini kosovare residente a Trevignano in provincia di Treviso. E con 2 blitz, una 90 a Vicentina e l'altro invece a Vicenza, i carabinieri hanno rintracciato 2 uomini che per motivi differenti devono scontare la reclusione in carcere. I carabinieri danno esecuzione ad ordini di carcerazione da parte della Procura della Repubblica. A 90 Vicentina viene rintracciato un uomo riconosciuto colpevole di atti sessuali con minore, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violenza privata. Sconterà 2 anni e 16 giorni di reclusione. È stato portato al carcere San Pio X. A Vicenza invece è stato rintracciato uno straniero regolare in Italia colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e danneggiamento. Dovrà scontare 2 anni, 2 mesi e 6 giorni di reclusione. Ora si trova al San Pio X. Invece mattinata complicata per chi si è trovato a percorrere l'autostrada, disagi e la viabilità a causa di un mezzo pesante che si è ribaltato. Incidente questa mattina lungo l'autostrada A4. Un camion si è ribaltato in prossimità del casello Vicenza Ovest in direzione Venezia. Il camionista è rimasto lievemente ferito e non ci sono stati altri mezzi coinvolti, ma le ripercussioni sulla viabilità si sono fatte sentire fino a tarda mattinata. Registrate code fino a 10 km e traffico rallentato anche a Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino. Cacciatori in azione al lago di Fimon, oggi è vietato, ma è qualcosa che potrebbe diventare realtà. Il sindaco di Arcugnano è assolutamente contrario. Allargare l'area di caccia al lago di Fimon vuol dire portare il pericolo, i cacciatori, fino alla strada circumlacuale, che è frequentata da migliaia di persone ogni anno.
E ci sembra una cosa veramente fuori senso, cioè che fuori da qualsiasi logica, perché? Perché chi va al Lago di Fimon va per stare in pace, tranquillo, passeggiare in un ambito di elevatissimo valore ambientale. Il sindaco di Arcugnano non ha mezzi termini. Estendere l'area di caccia fino alle rive del Lago di Fimon è una questione fuori discussione. Eppure la cosa è oggetto proprio di discussione oggi sul tavolo della Regione Veneto, dove è iniziato il confronto per definire il nuovo piano regionale faunistico venatorio. Arcugnano ha sempre promosso campagne di tutela e valorizzazione non solo del lago stesso di Fimon, ma di tutta l'area circostante. Non solo, l'amministrazione comunale si dice contraria alla contrazione dell'attuale zona protetta, ma anzi, con il mantenimento della zona della Fontega già prevista nel piano, ipotizza il collegamento dell'area tutelata alla Valletta del Silenzio a ridosso di Monteberico. Discutere qui, in queste zone di innegabile pregio ambientale, di riduzione di aree protette, potrebbe essere stata solo una svista? Ma più che una svista, mi pare quasi una battaglia ideologica, cioè voler piantare una bandiera per la caccia, per i cacciatori, per il mondo, che comunque ha dei numeri importanti per quanto riguarda i consensi, ma che perde di vista gli interessi di tutto il resto della cittadinanza, della popolazione, che ha altrettanti diritti di andare a passeggiare in pace e in tranquillità al Lago di Fimon. Ovviamente noi non siamo contro la caccia, siamo per contemperare le due esigenze, ma in questo caso ci sembra che si sia fatto un errore madornale gravissimo, al quale chiediamo al Consiglio regionale di recuperare. Cambiamo pagina e parliamo di lotta all'inquinamento atmosferico. A Vicenza è superata la soglia arancione delle polveri sottili, sono scattate le limitazioni al traffico, ma sentiamo cosa ne pensano i cittadini. Se posso, evito di andare in macchina, comunque penso ci siano molte cose che inquinano di più delle macchine. Cos'è che inquina? Le fabbriche, tutto un insieme di cose, non solo le macchine effettivamente. I problemi economici ci sono e sono grandi. Può essere anche giusto, ma dovrebbero esserci anche dei bonus per poterla cambiare. Sostituire le auto inquinanti è troppo costoso per la maggior parte delle famiglie in questo momento. Nella Vicenza, dove oggi è scattato il livello arancione per il contenimento delle PM10, la consapevolezza che in fondo l'auto non è la principale fonte di inquinamento fa scattare la rabbia. Impedire la circolazione ad auto recenti come i diesel Euro 4 e 5 sembra paradossale. Ne è consapevole la provincia di Vicenza, che ha presentato un piano di comunicazione straordinario. Risolvere il problema del polvere sottile significa incidere non soltanto sui trasporti, come spesso pensiamo, ma significa incidere sui riscaldamenti delle nostre case, significa incidere sul tema dell'agricoltura, sul bruciamento di ramaglie, sugli scarti agricoli. Ecco dunque che appunto affrontare seriamente questo tema prevede la possibilità e l'obbligo di agire in tutti questi settori. Quello che vogliamo fare appunto come provincia è quello di sensibilizzare i cittadini appunto perché ognuno possa scegliere con le proprie scelte quotidiane di poter assumere comportamenti che cerchino di evitare l'impatto e la nuova produzione di polveri sottili, nel proprio riscaldamento soprattutto e poi per quanto riguarda tutto l'ambito agricolo. Sapete che Rete Veneta è sempre vicina a voi telespettatori e cittadini, quindi se avete qualche problema da segnalare scriveteci alla nostra mail o chiamateci, scriveteci al numero in sovraimpressione. Aspettiamo le vostre segnalazioni. E invece il vicentino Giacomo Possamai si è negativizzato, potrà dunque andare a Roma e legge il capo dello Stato il 24 gennaio. Tutti gli uomini del presidente. In Veneto sono tre i grandi elettori chiamati a scegliere il capo dello Stato, due vicentini e un trevigiano. Il trevigiano è il governatore Luca Zaia, i due vicentini sono il leghista Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale Veneto, e Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Ed è proprio Giacomo Possamai il grande elettore positivo, anzi era perché da oggi la sua breve positività al Covid, comunque asintomatica, è finita. Da questa mattina sono ufficialmente negativo, quindi potrò partecipare da lunedì all'elezione del Presidente della Repubblica. È un grande onore come delegato del Veneto, come rappresentante del nostro territorio, quindi la preoccupazione di questi giorni, il fatto di essere stato trovato positivo al Consiglio la scorsa settimana, oggi ha lasciato posto alla soddisfazione, alla gioia di poter rappresentare il Veneto dalla prossima settimana.
Una positività, quella di Giacomo Possamei, che aveva fatto scalpore perché era emersa l'11 gennaio proprio in occasione del tampone per entrare in consiglio regionale e scegliere i grandi elettori veneti che sarebbero andati a votare da lunedì prossimo 24 gennaio il nuovo presidente della Repubblica. Il rappresentante del centrosinistra dunque ce l'ha fatta con una settimana di anticipo. Ci sarà anche lui, ma secondo l'altro grande elettore vicentino, Roberto Ciambetti, la possibilità di esercitare il voto, persino a distanza, va dato a tutti, anche a chi è positivo. Io penso che la rappresentanza istituzionale, democratica, il mandato popolare che abbiamo ricevuto noi come delegati regionali, ma come hanno ricevuto i parlamentari, debba essere salvaguardata. Io l'ho fatto in consiglio regionale ormai da aprile del 2020, abbiamo consentito sempre a chiunque, anche se sottoposto a misure di quarantena, di poter partecipare ai lavori, chi in modalità, chiamiamola a distanza, chi con le dovute attenzioni a palazzo. Quindi secondo me va garantito anche a chi in questo momento è positivo la possibilità di poter partecipare alle votazioni. Con il nostro direttore Luigi Baccialli. Focus, i partecipanti, gli ospiti di questa sera saranno Tania Busetto, Alberto De Franceschi, Luciano Dorella, Giovanni Battista Mestrinier, Giustina Regnier, Riccardo Scattaterico, Stefano Soldano, Antonella Tocchetto e Gabriella Zanella. Il telegiornale finisce qui, grazie per essere stati qui con noi. Buonasera.